Tutti gli umani vogliono essere felici, ma per poter raggiungere una tale condizione bisogna cominciare col capire che cosa si intende per felicità. Se si chiedesse a chiunque cos'è la felicità, probabilmente non si otterrebbero risposte precise e concordanti. Per qualcuno la felicità è uno stato emotivo, possiamo dire una condizione soggettiva piacevolmente positiva. Per altri è uno stato esistenziale che dà una sensazione di appagamento. In qualche caso essere felici coincide con l'essere portatori, diciamo, di valori positivi che danno proprio un senso alla vita. In realtà c'è stato un mutamento nel concetto della felicità che storicamente e gradualmente passato da una concezione che legava la felicità al sommo bene a quello che la identifica con l'edonismo inteso come appagamento di ogni desiderio individuale. In altre parole, prima si faceva coincidere il sentimento della felicità con l'etica e la morale, per cui l'essere giusti e perseguire il bene più alto coincideva con l'essere felici. Viceversa, l'appagamento dei propri desideri e delle proprie inclinazioni addirittura veniva considerato deleterio per il raggiungimento appunto di questo senso di bene e quindi di questa felicità. Al contrario, sin dall'epoca moderna la felicità ha perso questa connotazione morale, divenendo qualcosa di esclusivamente personale, legato all'individualità e alla personale soddisfazione di desideri e così via. Oggi la felicità è considerata un diritto e come diritto ci si aspetta di riceverlo e di vederlo tutelato negli altri a qualunque costo. Qualunque sia l'idea che ci si possa fare di questo sentimento, rimane il problema se esso sia uno stato duraturo o un attimo fugace che scompare immediatamente rimanendo solo nei ricordi. E se sia un sentimento attivo ed estremamente intenso, un sentimento che scaturisce dall'assenza di qualcosa come ad esempio le ansie, le preoccupazioni, le malattie, i problemi o semplicemente un processo di ricerca che si esaurisce prima ancora della sua realizzazione e che si trasforma in una nuova ricerca di qualcosa che non può arrivare mai. Se, infine, come nelle filosofie orientali, la vera felicità sia quella senza motivo. La felicità interiore procura una gioia che è dissociata dai fattori esterni, dalle persone e dagli oggetti che si possiedono. Chi l'ha sperimentata si sente completamente appagato e non è posseduto dalle cose che possiede. I filosofi antichi e moderni hanno tentato a lungo di rispondere a queste domande trovando diverse spiegazioni e soluzioni. Anche gli psicologi e i sociologi si sono occupati della questione, elaborando teorie più o meno scientifiche che spesso danno spiegazioni parziali e funzionali a sistemi di pensiero, diciamo, più complessi. Okay? La questione della felicità, dunque, accompagna l'umanità da sempre, dando una spiegazione personale e spirituale. Gli studi sulla felicità si sono concentrati in linea di massima sui fattori soggettivi che a un certo punto, a un certo modo, insomma, rappresenterebbero questo concetto. Si potrebbe quindi definire come un sentimento separato da un giudizio di valore sul proprio stato, sulle proprie condizioni, riferite alla sfera cognitiva. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la felicità sembra identificarsi con la qualità della vita, che è una percezione che ciascuna persona ha della propria posizione nella vita, nel contesto della cultura e nel sistema dei valori in cui è inserito, in relazione ai propri obiettivi, aspettative, priorità, preoccupazioni. Si può dire che da questa definizione emerge la visione di un comportamento umano come olistico ed inclusivo della salute fisica, sociale e psicologica, e soprattutto non può essere definita unicamente in termini di assenza di sintomi. Ok? Il problema, fra virgolette, della felicità è, come si può vedere, molto complesso.
e va analizzato tenendo conto della varietà dei significati sia dal punto di vista semantico che dall'impatto individuale e sociale. Cercherò di analizzare il concetto da più punti di vista senza la pretesa di completezza e soprattutto senza cercare soluzioni a tutti i costi. Iniziando con una disamina filosofica del concetto della felicità attraverso il pensiero di quei filosofi che a mio avviso hanno colto, almeno in parte, l'essenza del concetto, ponendo l'attenzione su elementi rilevanti ai fini della comprensione di tale, oserei dire, sfuggente concetto. La filosofia al primo posto sul piano sistematico perché, come al solito, anticipa i tempi e percepisce le nuove tendenze che decenni o secoli dopo magari sembreranno scontate. La psicologia, invece, che studia il comportamento umano e cerca di comprenderne ed interpretarne i processi mentali e affettivi e relazionali che lo determinano con lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita. Di conseguenza sembra essere il campo d'elezione della felicità. Comprendere se stessi per capire cosa rende felice e quindi comportarsi di conseguenza. Ma come si vedrà, neanche la psicologia riesce a cogliere in maniera completa le molteplici sfaccettature di un sentimento così complesso. La religione, che nasce prima ancora della filosofia, ha un'idea della felicità unicamente legata all'aldilà, all'unione con Dio. Questo concetto, diciamo, che ha influenzato e continua a influenzare tutti coloro che hanno una coscienza religiosa ed una fede che consente di superare ogni problema terreno in vista di una felicità futura ed eterna. Infine, il diritto della felicità esiste o è una cosa ideologica? Può lo Stato garantire ai propri cittadini una via verso la felicità? Ha senso parlare di diritto dal momento che non è neanche possibile dare una definizione precisa di questo argomento o sentimento che sia? Queste domande si pongono pressanti in un'epoca in cui ognuno pretende di avere diritto alla felicità e anche se a scapito di quella degli altri, insomma. È lecito quindi chiedersi se la propria felicità sia compatibile e in che limiti lo sia con quella degli altri e, qualora limitata dal diritto degli altri, alla felicità, se può continuare a definirsi felicità.